E ciao a tutti e benvenuti in questo video di unboxing e recensioni. Oggi vi ho portato un microfono wireless lavalier della Beshoy. Questo sistema wireless per i microfoni è dotato sia di un microfono lavalier che di un microfono più piccolo per le interviste ravvicinate. Ma andiamo subito a vedere il contenuto della confezione. Allora, eccolo qui la scatola. Come è fatta? Beshoy su tutti i lati c'è scritto. Andiamo a vedere un poco le caratteristiche principali che ci sono sulla scatola. Abbiamo allora la frequenza, vedete, 638-648 MHz. Poi abbiamo 6 canali per connettere il ricevitore e il trasmettitore, la sensibilità di ricezione. Qui invece ci dice che può arrivare fino a 70 metri il microfono, anche se nelle recensioni è stato confermato che comunque questo non è proprio così, infatti ci sono un po' dei cali arrivando a questa distanza che dice qui. Invece qui ci dice che c'è bisogno di due batterie AA per farlo funzionare. Poi frequency response, poi ci dice dbm e anche qui i db, e poi qui ci dice quanto dovrebbe durare in ore il nostro microfono mettendo le batterie all'interno. Allora, andiamo ad aprire la scatola. Ecco qui, come prima cosa abbiamo il manuale di istruzioni, poi abbiamo una protezione e poi ecco qui il prodotto. Ecco qui come si presenta, con un display. Poi qui c'è scritto che questo è il ricevitore, per non confonderci, perché sono esattamente identici questi due strumenti. Abbiamo una clip per poterlo attaccare alla cintura, ad esempio, o comunque al pantalone. Ed è composto, vedete qui, il ricevitore da out, dove andremo a inserire il cavo per collegarlo alla nostra videocamera oppure al cellulare. Poi abbiamo il tasto di accensione, poi abbiamo il LED che ci mostra che è acceso, poi abbiamo invece l'antenna. Andiamo ad aprire, vedete qui ci dice le batterie AA da mettere all'interno. Abbiamo il tasto per cambiare i canali di trasmissione, che sono 6 canali come abbiamo detto. Poi abbiamo il tasto per aumentare il guadagno del volume, che può arrivare da un minimo di 1 fino a 16. Poi abbiamo invece il trasmettitore, vedete c'è scritto dietro, che è uguale, identico anche all'interno. Qui invece abbiamo i canali, poi qui possiamo impostare aux oppure il microfono, poi abbiamo sempre la clip per poterla agganciare, e qui abbiamo l'ingresso per il microfono, poi il tasto accensione, il LED e poi l'antenna, e sono identici, vedete, poi c'è lo schermo. Poi qua abbiamo un altro strumento, e cioè il supporto per attaccarlo alla nostra fotocamera. Vedete com'è fatto? E questo c'ha la slitta appunto per metterlo qui. Così, in questo modo, poi si attaccherà alla fotocamera. Poi abbiamo il microfono più piccolo, che si attacca direttamente al trasmettitore. Eccolo qua, tiriamolo fuori, vedete com'è fatto, con il filtro qui sopra. Poi abbiamo un filo per collegarlo al cellulare, perché i cellulari di solito il cavo jack è solo per collegare le cuffie, quindi se noi andiamo a inserire il classico cavo per il microfono non funzionerà il nostro microfono. Infatti qua c'è lo sdoppiatore che fa sia da microfono sia metterci comunque le cuffie, e questo andremo ad attaccarlo al nostro cellulare. Poi ragazzi, abbiamo invece qui il microfono lavalier, eccolo qui, con un filtro sostitutivo.
Andiamo a vederlo, vedete come è fatto con la clip per agganciarlo ai vestiti e qui il cavo da attaccare sempre al trasmettitore. Poi abbiamo l'ultimo cavo che è quello per attaccare il ricevitore alla nostra fotocamera. Vedete, si mette qui nell'out così e poi si andrà ad attaccare alla fotocamera. Oppure, come detto, se vogliamo collegarlo a un cellulare, basterà collegare questo cavo al cellulare e dopo collegheremo il ricevitore all'ingresso del microfono, così. In questo modo funzionerà con il nostro cellulare. E questo era tutto il contenuto che c'era all'interno della scatola. Ora vi faccio vedere giusto cosa vedrete sul display del ricevitore e del trasmettitore. Andiamo a inserire le batterie. Queste batterie ricaricabili sono. E si andrà ad accendere qui sopra. Vedete, si illumina il LED. E poi qui abbiamo il volume che possiamo andare a impostare da qui. Poi il canale impostabile da qui, il livello di batteria e poi la frequenza qui sotto. Mentre andiamo a collegare quest'altro che è il trasmettitore, andiamo ad accenderlo. Qui invece abbiamo il livello di batteria, il canale e la frequenza. Vedete, qua cambiamo il canale come già detto. Ora ragazzi andiamo a fare dei test su questo microfono. Allora ragazzi, sono andato a collegare il microfono wireless al mio dispositivo di registrazione. In questo momento è uno smartphone. Ora state ascoltando il suono del microfono lavalier, questo. Ho impostato il canale 6 con un guadagno volume a livello 10. Ora rimango un po' in silenzio per sentire se c'è del rumore di sottofondo. Ok ragazzi, ora vado a sentire subito l'audio per vedere la qualità del suono e vi dirò la mia. Allora ragazzi, ho sentito la qualità del suono di questo microfono. Sì, si sente bene, solamente che sento abbastanza rumore di sottofondo, pensavo fosse molto di meno, anche impostando comunque altri canali questo rumore di sottofondo rimane comunque, quindi su questo aspetto mi ha un po' deluso, però la voce si sente chiara e per usarlo per gli inizi a livello amatoriale comunque può andare bene. Ora invece ragazzi collegherò l'altro tipo di microfono, vale a dire quello per le interviste, più piccolino, da puntare direttamente alla bocca del nostro intervistato. Quindi scolleghiamo. Ho collegato il microfono, vedete, più piccolino. Andiamo a metterlo vicino alla bocca. Ora è vicinissimo proprio ragazzi, andiamo più lontani, 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 ok, 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 adesso proprio lontano dalla mia bocca, vediamo un po' come si sente in questo modo, provo a puntarlo al contrario, però così si dovrebbe sentire molto di meno. Questo è abbastanza ovvio. L'uso consigliato è quello comunque di usarlo così, il più vicino possibile alla bocca, comunque non troppo, tipo un 10 cm dalla bocca. Ora resterò un po' in silenzio per sentire se c'è del rumore di sottofondo. Ok ragazzi, adesso vado a sentire anche la qualità audio di questa registrazione e vi faccio subito sapere. Allora, ho appena sentito la traccia audio e devo dire che si sente una voce molto più profonda con questo microfono, però comunque il rumore di sottofondo si sente ugualmente come il lavalier. Anche non mantenendo troppo vicino alla bocca ho notato che comunque la voce si sente
ugualmente di una qualità buona. Allora ragazzi, conclusioni su questo microfono wireless della Beshoy. Allora, la qualità del suono della voce si sente bene. Vi ho detto, per iniziare amatorialmente va benissimo, solamente se siete dei perfezionisti o comunque vi accorgete di alcuni particolari, vi accorgerete senz'altro del rumore di sottofondo, anche se non è proprio al massimo, però io lo sento e questo mi ha dato fastidio. Quindi lo consiglio a chi non ha troppe pretese dal punto di vista audio, ma se volete qualcosa di più vi consiglio di optare per un altro microfono tipo il Rode Wireless Go, che è quello di qualità massima, oppure il Syncho. Allora, in descrizione vi metterò sia il link a microfono Beshoy che ho acquistato, sia i link agli altri microfoni che ho appena citato. Per oggi finiamo qui con questa video recensione. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Lasciate un bel mi piace a questo video, poi se avete delle domande in merito a questo microfono fatele pure nei commenti, io cercherò di rispondervi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!